Ciao a tutti, belli e brutti, brutte e belle, da King Davark, The Casual Gamer. Rieccoci con un nuovo episodio con la saga degli assassini, e cioè con Assassin's Creed 3 Remastered. Vi ricordo di mettere like sulla fiducia al video e di seguire il canale. Qua non dobbiamo uccidere niente, non ci interessa nessuna di queste creature, quello che ci interessa è quella piuma là, che secondo me va presa da qui. Ma forse mi sbagliavo, vediamo. Un muro di alberi. Vabbè. La piuma in una grotta sarebbe una novità abbastanza. Di solito sono i peglinket nelle grotte. C'è una bara, cos'è? Più una scena degna di The Elder Scroll questa. Allora, nell'ultimo episodio abbiamo evitato che i nostri compagni di merende, cioè gli americani, attaccassero il nostro villaggio, ma per far ciò abbiamo dovuto uccidere il nostro migliore amico di sempre, cane taxi. Purtroppo i nomi anche hanno dei simboli in mezzo, quindi difficile. Difficile pronunciarli. Scusate, mi ero fermato a meditare, ad ammirare il paesaggio. Mamma mia, e qua si fa festa, signori, perché noi l'alce, figa, se lo dobbiamo massacrare. E qua dobbiamo massacrare tutti. Cioè, cosa che sono l'alce più? Cosa sono? Ma questo è un bug. Questo è palesemente che è spawnato nel punto sbagliato. Cioè, tutte le creature di sto bosco sono spawnate nel punto sbagliato. Cioè, tutte insieme in un punto. Un miracolo della natura. Allora, mi dispiace, devo ucciderne un'altra di alce, se non erro. Ah, anzi, ancora due. Ah, perché l'ho ucciso sparando? Sono un maledetto... Dove vai? Dove vai? Ti prego. Ah. Avevamo pure degli inglesi. Eccolo là, un'altra alce. Abbattuta, una. Yama. Abbiamo fatto. Pensavo stessimo raccogliendo il fiore. Questi reagiscono. Dove vai? Yama. Allora, dobbiamo fare fuori un altro alce. Ovviamente tutte le creature che incontriamo in quest'area. Vabbè, no, la lepre l'abbiamo scoperta, quindi non dobbiamo più ucciderla per forza. Eccolo lì, un altro alcione. Delle frecce volanti. Ma dai, gli abbiamo tirato due frecce.
siamo. Perfetto. Qui è pieno di piume, vedo. Beh, molto bella questa foresta, molto verde. Ah, ancora un covoglio da attaccare. Sono qua per altri motivi, chi se ne frega. Vediamo che qua magari scopriamo un altro animale. Sarebbe molto bello se ci fossero degli orsi. No, 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 no. No, forse ha più senso andare prima qui e poi su. Così non dobbiamo tornare giù. Dai, altri animali strani. Dite un verso. Un castoro. Il castoro ci serve. Con un altro, mamma mia, come sono stupidi. Vengono pure addosso. Andiamo. Poveretti, fa pure un versetto, poveretti. Dobbiamo capire come salire. Là un altro. Oh, davvero, che versi, che versetti che fanno quando vengono uccisi. Andiamo. Non aveva i denti questo. Dai, basta farmi massacrare, vi prego. Ma li abbiamo già tutti i denti, ho fatto una strage inutile. Sì. Mancano gli orsi e i bobcat, ma i bobcat, quale cacchio, cioè qual è la figura del bobcat? Secondo me non abbiamo ancora ucciso il bobcat. È qui il bobcat. È quella bestia. No, quella è la volpe. Tipo, no? No, la volpe è quella lì. Qua ci sarà il bobcat. Come cacchio hai fatto un bobcat? La lince.
Sì, è quella lì. È qui. Godo. È che magari però è anche queste zone. Ci farebbe un bel piacere, eh. Va bene, ho massacrato più castori di quanto dovete, fosse mio dovere. Ci manca quindi uccidere un orso e qualche bobcat, qualche lince. Poche piume in questa zona, eh. Quale sarà l'habitat di questi maledetti bobcat? No! Una vittima innocente. Se ne va. Va bene. Torna la carica però, ma noi non vogliamo avere niente a che fare con te. Qua però è pieno di centaglia, vedo. Questo non è un cespuglio, purtroppo è un albero. Quella Madonna! Ma il loro compagno è stato ucciso da un alce. Loro se ne stanno lì tranquilli. C'è un'altra alce che sta per arrivare a massacrare. Ah, devo ucciderli prima. Ah, se ne sono accorti. No, troppo preso. Ma povero, questo è disarmato. Tanto sbaglio, sono coloni. Cioè americani. Però non è mai. Siamo in rotta con chiunque. Ah, qui c'è un inglese morto. Il nostro. Dimmi che questi sono orsi. Dimmi che qui un orso si è grattato. No. L'alce. Oddio. Scelta sbagliata. I corvi, dai, non sono un tipo di animale che può entrare nel Pokédex. E là poi c'è un'altra piuma. Questo è chiaro. Che vallata, chissà se esiste davvero negli Stati Uniti. Cioè, proprio esiste un posto così, con un lago e questo pezzo di roccia.
Tra l'altro le piume, perché le stiamo cercando noi? Non erano una roba del fratello che era rimasto. No, quello che è morto. Iezio Auditore. Ah, ma i miei uomini aspetta. Sono ancora in missione? No, hanno completato. Prossima missione, quindi Harry Knox sta cercando di trascinare le armi dei Ticonderoga sopra le montagne Appalachie per aiutare a distogliere l'assedio di Boston. Con un po' di ingenuità assassina, di ingegno assassino, notami so come dire in inglese, sarai capace di aiutarlo. Ad avere successo nel suo obiettivo, ma perché? Noi siamo, non vogliamo che ce la faccia. Però ci mettiamo dentro quello meno esperto, quelli meno esperti e poi ovviamente il boss. L'altro che è rimasto lo scagliamo qua in South Carolina a detentare Storno Ferry. 80% vedi di farcela sto giro. In realtà fallire non era stato lui. Vediamoci dalla strada che stanno passando truppe, però questo sono di sicuro gli Elk, quindi non me ne faccio niente, mi faccio pure sparare. Dai, andiamocene. È una lepre, anzi. Idez. È pieno il posto. Ma il boss del forte è fuori dal forte. Dai, no, non ce l'abbiamo altri colpi. Cioè, doveva essere doppio colpo. Cioè, che palline, non puoi mai ricaricare quando sei in pausa. Ma queste sono forze britanniche? Ok, questo è incastrato. Dai, fate tornare tutta la normalità, come se niente fosse successo. Abbiamo recuperato anche le pallottole. Vedo un percorso per entrare, però. Ma no, il capitano l'avevamo ucciso. Ma ragazzi, incredibile. Un gioco dalla memoria non corta. Ma che combo.
Porca maccia. Incredibile. Ma dov'è che abbiamo perso tutta sta vita? So dove l'abbiamo persa mentre cercavo di cambiare arma. Perché voglio usare la lama celata per un semplice fatto, perché con quella posso usare i tizi per come scudo umano. E devo farlo almeno un'altra volta, mi è richiesto da una missione. Comunque ci ha messo nel vero punto d'ingresso di questo forte. Siamo proprio al centro del forte. Ma quello che ha fatto una run intera di Assassin's Creed senza prendere mai danni, di tutti gli Assassin's Creed, come cavolo ha fatto? Che a volte è strasbaggato a cacchio. Vabbè che puoi uccidere 20 persone con una siga in mano, a parte quando ti arrampichi addosso a cose a cui non ti volevi arrampicare. Molto poco stealth questo forte. Manca poi il capitano, che è la terza volta che cerchiamo di ucciderlo. Maledetti cani. Non ho capito perché non sto più uccidendo più. Cioè, perché poi vedi, tu prendi, perdi totalmente il controllo a un certo punto. Come ha fatto quello lì a non far prendere mai danni? Cioè, per una volta, cioè, che questo fa un gesto insulso che tu non volevi fare. Vabbè, vi ho ammazzati tutti. Forte conquistato. Ci manca solo. Bellissima inquadratura, bellissima cinematica. Fuori dai marori. E questo obiettivo è raggiunto. Next stop. La FIA 7500. Oh. No bad. Prossima piuma. La raggiungiamo da questi alberi. Sì, Godopoli.
prossima piuma. Ma lasciatemi stare. Ma uomini e animali non posso convivere in pace da soli. Sono gli animali che non ce lo permettono. Cioè non da soli, insieme ovviamente intendevo. C'è la missione dell'orso. Dell'orso malvagio. E potremmo forse uccidere l'ultimo orso che ci manca. E poi andare a caccia della lince. Ah, ma che mossa. Scesi dall'albero direttamente sul cavallo. Ah no, lo Sasquatch. Chissà che bestia è. Siamo alla ricerca di una delle creature mitologiche. Una specie di Bigfoot. Quindi teniamoci pronti anche. Non con la pistola perché le sue pelli saranno pregiate, le vogliamo mantenere tali. Ovviamente è in una grotta, però intanto scusate, ma gli affari mi chiamano. Entrambe le missioni hanno avuto successo, ottimo. Quindi Massachusetts, adesso abbiamo scavare. I britannici stanno a Lansing. Ma non erano gli americani che sediavano Boston? Ah, forse a un certo punto è finita ed si è ribaltata la situazione. I britannici stanno assediando Boston, i civili sono in pericolo in tutta la città, il cibo sarà ben presto scarso. Aiuta a razionare quello che c'è e proteggi quelli che non possono proteggersi da soli. Ora vediamo un po' quelli più indietro. Lui sicuramente, poi 230 sono pari. Parità dei sessi, mandiamo la donna da sola. 100% ormai. Vediamo se ci metto lei. Non basta. Ci metto la donna da sola. La mando in South Carolina. Informazioni di valore. Emily Kager ha informazioni sui movimenti templari nelle Caroline. Anche se lei non lo sa. In che senso? Vabbè. Ha intenzione di portare questa informazione al campo patriota. Aiutala nell'aver successo in questa missione. È vitale che i templari non la catturino. Di vitale importanza, 85%. Con la SIA, dai.
Cos'è sta musica? Inizia a essere buio. Non è una bestia, è un uomo che se la dorme e lascia impronte incredibili. Care for a leg of venison? Maybe a hen? I have some lovely wine if you like. A Bordeaux. No, thank you. Who are you and what is this place? I'm just a man and this is my home. Doesn't look like much from the outside, but that's sort of the point. Not much of a people person. The locals think you are a demon of some sort. Is that what they're saying now? Probably frustrated on account of my naughty little habit. I take things. I know it's wrong, I do, but I just can't help myself. Thing is, I like my privacy. If I gave you some coin, might you keep my home a secret? I'd be much obliged. Sì, sì. Dacci il coin. E quindi abbiamo risolto il grande mistero del Sasquatch. Un matto. Eccolo, lo Sasquatch. Boone. Sta dritto come un uomo, ma il suo intero pelo è ricoperto di una folta pelliccia. Il suo intero corpo è ricoperto di una folta pelliccia. Il suo passo è lento e incombente. L'ho visto con i miei due occhi. È intelligente, sempre a distanza con qualcosa tra te, tra noi. Come si sa dove sarò prima che io sia lì? Le cose scompaiono dove va, questo è certo. Qualunque tipo di cosa. Ha preso le Buck Antlers, il premio delle, come si è, corna di premio dalla sua cabina, dal muro della sua cabina. Ruba anche le prede dalle trappole, spaccandole con le sue enormi zampe. Qualcuno deve trovarlo e portare indietro la sua testa perché il mondo lo veda. Ho trovato la bestia di cui Spawn parla, coperta in una pelliccia da capo a piedi. Anche se i racconti del suo ingegno, della sua andatura, della sua tendenza a rubare sono vere, i suoi di quelli di essere un mostro non lo sono, è solo un uomo. Un uomo che ha deciso di vivere in solitudine. Per quanto riguarda le proprietà che vengono a mancare, vi suggerisco di essere più attenti. The Sasquatch. Dai. Com'è che non esce da qua? Sei letteralmente a un metro, a un 10 centimetri, vabbè. Da qua invece esce, ok. Allora, qui mi serve il cavallo, sicuramente. Bravo che non ti sei incastrato. Sta defecando.
Mi scommetto che è un indizio per gli elk. Per l'alce, però. Cioè, dove sono? Dov'è quel quarto animale? Era davvero il Sasquatch. Vedete che vi dico che poi, prima di andare, chiudiamo anche queste. Però io qua voglio trovare il quarto animale, così non ci devo tornare più. Oh cacchio. Sì. Tira fuori la spada. No. Sì, godo. Ma allora perché in quella missione con la spada non funzionava? È incredibile. Questo poveretto è disarmato. Ma adesso sono stra ricercato nella frontiera, quindi. Come faccio ad abbassare? Come faccio a levare questa cosa? Non ci sono manifesti in giro. O lo sono solo in quest'area? Oh, speriamo che uscendo. Torni alla ragione il tutto. Uscendo da quest'area, no. Sono mega ricercato, ok. Come faccio da... Cioè, non posso levare degli annunci, corrompere dei lavare dei manifesti, corrompere un banditore in mezzo alla foresta. No, Castoria, voi ho già punito a sufficienza. Io ci provo, tanto lo so che questa è di una lepre. Ah no, aspetta. Aspetta, eh. Un castoro. Muy bien, allora, so che è stata una puntata breve, ma purtroppo ho iniziato tardi, più tardi rispetto al solito, quindi per me è tardi, speravo di farmi tutta la frontiera in questo episodio, ma così non può essere, tanto in questi luoghi ci dobbiamo tornare per scoprire il quarto animale, speriamo di scoprirlo qui addirittura tre. Ma quello che faremo è di andare a completare questi. Perché poi così siamo ben messi. Molto ben messi. E poi andremo qua a fare la nostra missione. A livello di DNA dove siamo arrivati? 63%, vedi, oh, vedi te. Clubs. Mamma mia, ma quante tasche hanno l'Anti-Society?
Mamma, ma quante ne hanno? Vabbè, ci daranno un bel po' da fare mentre faremo il resto. Quindi, se questo breve ma intenso video vi è piaciuto, mettete like. Abbiamo scoperto la natura del Sasquatch, o come si dice. Seguite il canale. Per il resto non mi resta che da dire ciao a tutti, belli e brutti, brutte e belle. Da, che roba è quella? È Beaver. Vabbè. Da King Davark, The Casual Gamer.